Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e oggi affrontiamo un vero gioiello, Sony Xperia XZ3. Devo fare molta attenzione quando pronuncio il nome di questo telefono perché sulla X potrebbe partirmi la dentiera, no? Nel senso che è complicato. Sony Xperia XZ3, un prodotto molto interessante, un prodotto completo con una confezione che purtroppo non posso mostrarvi nella sua versione definitiva, no? Questo è il telefono, ma lo guardiamo dopo. Nel senso che in questa confezione mancano le cuffie che invece troverete in acquisto. Però vi posso dire che ci sarà un adattatore da USB Type-C a cuffia col jack da 3,5 mm, c'è il cavo con l'adattatore USB Type-C, tra l'altro USB Type-C 3.1, e poi c'è il caricabatteria. Su questo dovremmo disquisire a lungo perché ve lo dico dopo, perché intanto guardiamo il telefono da vicino. Faccio una doverosa promessa per voi che siete velocissimi, attentissimi e puntualissimi: vedrete che non c'è una SIM inserita in questo telefono perché ne sto provando talmente tanti che l'ho dovuta togliere in questi giorni per provare altro. Allora, un display da 6 pollici con una ratio 18 noni e con una definizione 1440x2880. Questo è un display P-OLED, è la prima volta che Sony produce un OLED e vorrei farvi vedere, insomma, angolo di lettura quasi da accappottamento, no? Che avete girato il telefono e ancora riuscite a leggerlo fino in fondo. Faccio notare anche lo schermo curvo con cui è realizzato, insomma, questo telefono, ripeto, con una diagonale da 6 pollici, un peso tra l'altro di 193 grammi, non roba da poco. Vetro anche dietro che tra l'altro abilita l'utilizzo del caricamento wireless del telefono. Sensore delle impronte digitali in questo punto, fotocamera da 19 megapixel, fotocamera da 13 megapixel invece sulla parte frontale. Sotto abbiamo già detto USB Type-C nella versione 3.1, quindi l'ultima che si conosca. Su questo lato il controllo del volume, per noi è Volume Rocker, da questa parte invece il pulsante d'accensione e nella parte inferiore c'è il pulsante per l'accesso immediato alla fotocamera, che è una delle caratteristiche tipiche dei prodotti Sony. Esteticamente molto bello, un po' effetto saponetta per il vetro, ma si tratta di un prodotto veramente ok. Guardiamo anche da vicino questo Sony, che ha diverse caratteristiche molto particolari. Poi entreremo nei dettagli del software più specifici del telefono, telefono che ha Android 9 a bordo, un telefono che ha un'interfaccia molto 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 di gran lunga semplificata rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere nella storia di Sony, no? Vedete, un telefono molto minimal. Se noi guardiamo passo passo quelle che sono essenzialmente le opzioni che il telefono mostra, vedrete che, insomma, non abbiamo un ventaglio di opzioni vastissimo, soprattutto per quanto riguarda le gestures. Diciamo che rispetto ad un produttore, ad esempio, cinese, sapete, i telefoni cinesi sono carichissimi di questo genere di opzioni, qua invece abbiamo tutto sommato un software molto fedele. C'è però la parte Xperia Assist con l'aiuto per trasferire da un telefono all'altro, per la modalità stamina, per la batteria, la ricarica della batteria che viene assistita con l'ultimo 20% che viene erogato praticamente poco prima della vostra sveglia. Il telefono impara quali sono le vostre abitudini e fa in modo di preservare la batteria, e poi la possibilità di fare la pulizia intelligente del telefono. Abbiamo detto, abbiamo Android 9.0 a bordo con un diciamo buon livello del software. Dentro c'è un processore Snapdragon 845. Questo è un telefono tra l'altro interessante perché ci sono 4 giga di RAM con 64 giga di memoria. Solo a Taiwan c'è una versione con 6 giga. Vedete, telefono comunque veloce, reattivo, quando entrate uscite dai software più semplici, diciamo che il livello di velocità e di reattività del telefono è veramente notevole. Da sottolineare l'audio stereo: ci sono due altoparlanti nella parte frontale del telefono. Vediamo subito come si comportano, sentendo la musica di Radio Number One, che è la casa di Mr. Gadget. Volume altissimo.
volume altissimo che viene erogato in questo punto e poi nella parte, fermiamo un attimo, erogato nel punto qua in alto, quindi dalla capsula in pratica del telefono, e poi da una feritoia che viene posta tra il display e la scocca del telefono. Si tratta veramente di un prodotto ben fatto, diciamo che ci sono alcune cose che lasciano qualche punto di domanda. Voglio farvi vedere una di queste cose. Con l'intelligenza artificiale voi avete la possibilità di accedere, quando il telefono decide di farlo, questa è una delle ragioni per cui a volte insomma sono un po' innervosito, vedete, di accedere a questo menu contestuale. Questo è un menu che viene attivato dunque con un tocco della parte laterale del display, un menu che tra l'altro si evolve e cambia a seconda di quelle che sono le abitudini che voi avete nell'utilizzo del telefono. Le opzioni che vengono presentate qui possono cambiare a seconda del luogo e dell'ora in cui voi attivate questo piccolo menu contestuale, che dovrebbe suggerirvi le vostre applicazioni preferite, sempre ovviamente che l'intelligenza artificiale faccia davvero il suo lavoro. Sony ha utilizzato l'intelligenza artificiale anche per altre funzioni del telefono. Ce n'è una in particolare: quando il telefono è spento e voi lo accendete, lo muovete in questa posizione, attivando il telefono. Io devo dire che sto cercando di replicare questa funzione già da un milione di volte, perché voi girate il telefono e il telefono dovrebbe a questo punto permettervi di accedere direttamente alla fotocamera, no? Telefono, ad esempio, io lo riappoggio in questo momento, lo appoggio qua, prendo il telefono, lo metto in questa posizione, ecco, vedete che in questo caso ha risposto al mio comando. Se io schiaccio qua al centro, ho la fotocamera che è pronta per il funzionamento. Già che ci siamo, guardiamola questa fotocamera con un'interfaccia rinnovato che vi permette di accedere ad alcune delle funzionalità principali. Vi faccio notare ad esempio questo selfie ritratto, vuol dire che con la fotocamera anteriore potete attivare molti effetti in real time, ad esempio il viso magro, ritoccare l'aspetto dei vostri occhi, insomma delle funzionalità che se avete più di 12 anni probabilmente non userete mai, però insomma ci sono effetti di realtà aumentata, Google Lens, poi l'effetto bokeh, quindi con la sfocatura della vostra foto, e poi dello sfondo ovviamente della fotografia, e poi vi faccio notare anche l'effetto rallentatore. Qui bisogna notare il fatto che Sony è l'unica, torno a farvi vedere insomma questo elemento, Sony è l'unica che vi permette di fare il super slow motion a 960 frame al secondo con un filmato girato in Full HD. Questo grazie alla fotocamera posteriore da 19 megapixel con apertura 2.0, ci sono dei pixeloni da 1,22 micron, la possibilità di girare un filmato 4K con 30 frame al secondo che viene stabilizzato elettronicamente. Nella parte frontale invece del telefono avete una fotocamera da 13 megapixel, apertura 1.9, curiosamente con un'apertura superiore a quella della fotocamera principale. In questo caso potete girare video fino a 1080 pixel con 30 frame al secondo. Sia con la fotocamera principale che la fotocamera posteriore potete lavorare con le riprese scattate con HDR, no? Vedete, l'HDR potete gestirlo in questa parte contestuale del vostro menu, potete scegliere l'illuminazione anche nel corso della vostra ripresa, e poi potete passare invece alla modalità fotocamera, che vedete vi permette in questo punto di selezionare immediatamente il formato della fotografia, vi permette di attivare lo scatto ritardato, la gestione del flash e poi l'esposizione del punto che voi metterete a fuoco con il dito. Allora, la fotocamera, vi devo dire, è buona ma non perfetta. Questa è sempre una cosa curiosa, no? Sony fa i sensori che vengono acquistati da molte altre aziende, eppure il risultato a volte è inferiore a quello di altri produttori che usano i sensori di Sony. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto, ma insomma tant'è che funziona così. Un'altra cosa che vi segnalo: avete visto che appare la mia mano.
Il sensore è posto molto in basso e quindi dovete fare molta attenzione quando scattate una fotografia, perché la mano può dare spesso fastidio. Vedete, in questo caso io sto impugnando il telefono in modo che è abbastanza normale. Dovete fare attenzione che la mano non ostacoli il telefono. Vedete, scatto veloce ma non velocissimo. Spesso se fate uno scatto ad un soggetto in movimento vi risulterà una foto che viene sfocata. Allora conviene utilizzare il sistema della raffica di scatti. Poi, una volta che avete fatto questa cosa, cioè di tenere il pulsante, potete andare a scegliere quale secondo voi è lo scatto migliore da andare a conservare, e lo potete fare in un modo molto molto semplice. Dicevo, fotocamera buona ma non eccellente, e questo un po' mi ha sorpreso. Vi faccio notare, prima vi facevo vedere la posizione della fotocamera posteriore un po' particolare, anche il sensore delle impronte digitali è messo in un punto dove, insomma, io non sempre vado a centrare il sensore. Quello che mi capita, io guardate, spesso impugno il telefono in questo modo, quello che mi è capitato più di una volta è di andare a mettere il dito sulla fotocamera posteriore, perché diciamo che la posizione del sensore delle impronte non è esattamente la migliore possibile ed immaginabile. Ma allora, com'è questo telefono? Allora, devo dire che io avevo molto entusiasmo quando l'ho visto nel primo momento, mi ha colpito molto dal punto di vista proprio estetico, poi usandolo tutti i giorni devo dire che ho un po' ridotto questo entusiasmo. Il display è bellissimo, ricordo che ci sono 6 pollici di diagonale, 92,9 cm quadrati di superficie del display, l'80,5% di proporzione tra la superficie totale del telefono e la superficie dello schermo, c'è il Gorilla Glass 5 che lo protegge, tra l'altro ci sono tante tecnologie al suo interno che sono tipiche di Sony, il Triluminous Display, il motore anche che è l'X Reality Engine, c'è l'HDR10 nella riproduzione dei contenuti con una qualità veramente superlativa. Insomma, se io prendo questo telefono per le mani trovo che sia un prodotto bello da vedere, batteria da 3300 mAh con la scelta di utilizzare il Power Delivery con l'USB. Vuol dire che questo non rende compatibile questo telefono con il Quick Charge di Qualcomm. C'è la carica wireless, la batteria arriva a fine giornata, ma attenzione perché se fate un uso super intenso c'è il rischio che nel pomeriggio si debba dare una bottarella di carica alla vostra batteria. Abbiamo detto Snapdragon 845 all'interno, 64 GB di memoria, forse un po' pochi per un top di gamma, 4 GB di RAM, c'è la versione di Taiwan con 6 GB di RAM, ma ovviamente da noi non arriva. Insomma, tutto sommato devo dire un telefono ben fatto, ma ho la sensazione che pur essendo così bello da vedere e così completo non sia ancora sufficiente per far fare un salto in avanti a Sony. Voi cosa ne pensate?